Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Proseguono e sono un periodo di cantieri questo sul nostro territorio perché stanno proseguendo le asfaltature di alcune vie comunali, mentre i disagi dovuti dagli scavi per la fibra ottica verranno ripristinati nel mese di ottobre, questo ci ha garantito la ditta appaltatrice. Qualcuno poi, sempre riguardo a cantieri o idee da mettere in opera in futuro, avrà notato che in Piazza Alfredo di Dio fino a poche settimane fa c'era presente l'ultima cabina telefonica col telefono. Il comune ha chiesto a Telecom di togliere il telefono ma di mantenere la cabina. Si pensa di trasformare quell'angolo della piazza in un angolo culturale che poi col tempo avrò modo di spiegare a tutti voi. Sempre parlando di cantieri, chi avrà modo di passare da via Vittorio Emanuele in questi giorni avrà notato che il parco Avisaido è ancora chiuso, ma avrà avuto modo di vedere anche il cantiere per il parco inclusivo che si sta creando proprio in questi giorni. Appena saranno conclusi i lavori metteremo a punto anche una data per l'inaugurazione del parco. Parliamo ora degli eventi della settimana ed è giusto ricordare che ci sono 3 giorni di festa alle Fornaci per la festa patronale di Santa Maria Assunta. Ci sono stand gastronomici, musica, teatro e macchine a pedali. Sabato, tempo permettendo, prosegue il Festival della Valle Olona presso il Parco Rita Levi Montalcini dalle ore 14 e il Festival della Valle Olona è promosso dal CRT. Continua allo spazio Optium la mostra Flower Power sabato 16 con un momento musicale alle ore 17, mentre lunedì partono le settimane della prevenzione. Settimane della prevenzione, seconda edizione quest'anno, incontri e screening che vanno dal 18 al 29 di settembre. Lunedì 18 alle ore 20:45 in Aula Magna, benvenuto Piazza delle Scuole Enrico Fermi, la SST Valle Olona presenterà al nostro paese la casa di comunità che nascerà e sorgerà all'interno della palazzina di Piazza Gramsci. Invito tutta la cittadinanza interessata all'argomento a presenziare per conoscere meglio quello che avverrà dentro quella struttura. Mentre giovedì 21, sempre alle ore 20:45, sempre in Aula Magna, benvenuto Piazza, parliamo di maternità e anche questa è una serata molto interessante. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, speriamo un po' meno piovoso di queste giornate, un buon inizio di settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.